La giunta di Fano ha incontrato nella serata di ieri gli abitanti e gli operatori della frazione di Ponte Sasso. Alla riunione sono stati illustrati gli interventi e le azioni che il comune metterà in atto per contrastare e mitigare gli allagamenti durante le forti alluvioni. L'ultimo episodio è accaduto nel mese di novembre scorso, dove un forte temporale si era abbattuto nelle località di Marotta e appunto Ponte Sasso, causando inondazioni nelle case e nelle scuole con non pochi danni. Il progetto presentato vede due punti. Il primo, la regolazione delle acque meteoriche mediante lo sdoppiamento delle reti fognarie da acque chiare ad acque scure. Proprio ieri abbiamo ricevuto in questa assemblea molto partecipata, devo dire, a Ponte Sasso, dove l'ingegner Giacomo Furlani ha presentato e spiegato il progetto di sistemazione della rete fognaria e del sistema idraulico di fossi della frazione di Ponte Sasso. L'intervento partirà dal confine con San Costanzo fino al mare. È un intervento molto importante, riguarda anche il fosso di Santa Vittoria e il rio Crinaccio, proprio per risolvere definitivamente e migliorare nettamente la problematica che loro hanno quando ci sono ingenti piogge. Il progetto è un progetto molto ambizioso, molto importante, si tratta di quasi 10 milioni di euro di lavori, riguarda sia la struttura fognaria che anche la rete di fossi che portano al rio Crinaccio e Santa Vittoria. Questo servirà per scaricare le acque che arrivano al mare e evitare gli allagamenti che ci sono stati, come abbiamo purtroppo potuto vedere, a novembre. Insieme all'ingegner Furlani troveremo delle piccole soluzioni da attuare subito per poter apportare dei miglioramenti prima della prossima stagione delle piogge. Quindi quello che si può fare anche nell'occasione degli asfalti che confermiamo che a breve partiranno, stanno partendo proprio in questi giorni, asfalteremo anche la zona di Ponte Sasso, quindi in quell'occasione tutto ciò che si può fare per migliorare la situazione idrogeologica cercheremo di farlo. Saranno comunque degli interventi non risolutivi, ma riguarderà soprattutto la pulizia di caditoie oppure dei sottopassi per poter nel frattempo migliorare un po' la situazione che abbiamo oggi. L'altro invece riguarda il miglioramento delle sezioni di reflusso del rio Crinaccio. Un altro progetto che è stato presentato, in questo caso un progetto esecutivo che sarà appaltato a settembre in seguito alla stagione estiva, riguarda l'adeguamento e l'allargamento della seconda parte del rio Crinaccio tra la statale adriatica e la ferrovia. L'importo del progetto è di 150.000 euro e i lavori partiranno in seguito alla stagione estiva.